Lucca è il comune capofila del protocollo di intesa La Via Francigena in Toscana, Terre di Lucca, presentato presso i locali ristrutturati della casermetta del baluardo San Salvatore, insieme a tutti i comuni interessati dal percorso della Via Francigena in provincia e al responsabile della promozione turistica della regione toscana, Stefano Romagnoli. Il documento si propone di valorizzare concretamente la Francigena come attrattiva turistica, attraverso anche la creazione di strutture ricettive e di accoglienza, come appunto la Casa del Boia o la Casermetta San Salvatore. Inoltre, grazie agli investimenti regionali, verrà potenziata la rete di hotspot Wi-Fi lungo tutto il percorso. La Francigena è un itinerario come tutti i percorsi di quel tipo, dell'anima, più che un itinerario turistico, che si rivolge, un itinerario pertanto che si rivolge all'interiorità, che si rivolge alla spiritualità. Lucca è stata da sempre una tappa importante negli itinerari religiosi e questa è l'occasione per far sì che Lucca torni a essere questo momento significativo all'interno dei percorsi che hanno a che fare con la religiosità. Già oggi diciamo, i pellegrini che percorrono la Francigena sono aumentati in maniera consistente, però l'obiettivo è quello di raggiungere numeri importanti anche da un punto di vista turistico e da un punto di vista economico, abbiano quindi una loro ricaduta. La presentazione del protocollo è stata anche l'occasione per visitare in anteprima i locali dell'ex canile dove è nata la caffetteria, gestita dalla società Turista SRL che ha vinto il bando anche per la gestione della Casa del Boia. Un ristoro che offrirà anche la particolarità di fornire ai clienti prodotti tipici del territorio anche in veri e propri cestini da picnic, comprensivi di coperta, cuscini e candela, per poter consumare il pranzo direttamente sul prato del baluardo, in perfetta armonia con lo stile sobrio dei pellegrini.